Del testamento pubblico si occupa l'articolo 603 del Codice Civile. Abbiamo trattato nei video precedenti il testamento olografo, ossia quello scritto a mano dal testatore e conservato magari in casa o presso un amico o presso un avvocato o presso un terzo qualsiasi. E approfitto per ricordare che esiste un altro tipo di testamento, oltre all'olografo e al pubblico, che è quello segreto, che tratteremo successivamente. Ma è l'occasione per dire e per stare sempre attenti ad una notazione particolarissima, ossia che dei tre tipi di testamenti previsti dal nostro codice viene data validità al più recente, al più prossimo alla morte del testatore, indipendentemente di quale sia la forma usata. Pertanto, se un testatore dovesse aver fatto testamento pubblico davanti a un notaio, di cui oggi ci occupiamo, questo testamento, sebbene sia il più consacrato, perché la presenza del notaio gli dà forma di fede pubblica, può venire benissimo disdetto da un testamento olografo fatto successivamente, naturalmente con i requisiti della olografia, della sottoscrizione, dell'autografia, della datazione, ma se rispetta tutti questi requisiti, anche un testamento olografo smentisce un testamento pubblico precedente. Allora vediamo questo testamento pubblico. È quel testamento che viene ricevuto dal notaio, nel senso che il testatore, in presenza di testimoni, vedremo che ne occorrono due almeno, dichiara, quindi a voce esprime al notaio la propria volontà, le proprie ultime volontà, le volontà post mortem di quello che lui vuole in quel momento che accada al suo patrimonio una volta che è deceduto. Si capisce dunque che si chiama testamento pubblico perché è fatto almeno davanti ad altre tre persone, il notaio che lo ascolta e poi lo trascrive, e due testimoni. La trascrizione del notaio è documento obbligatorio, è documento che deve riportare non soltanto esattamente e fedelmente quello che il notaio ha sentito, ossia la dichiarazione da parte del testatore, ma anche il luogo nel quale si è celebrato, la data, l'ora, caratteristica importante che lo distingue dall'olografo. Nel testamento pubblico il notaio deve riportare l'ora nella quale riceve queste dichiarazioni di volontà e deve essere sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni. È necessario dunque che dal verbale risultino questi elementi e che risulti anche che il notaio ha dato lettura al testatore di quanto trascritto delle di lui volontà, di modo che il testatore possa confermare che sia esattamente quella la sua volontà, quella trascritta. Nel caso in cui vi fossero persone incapaci di sottoscrivere, questo deve essere trascritto, deve risultare, la presenza dei due testimoni avalla quindi anche questa di impossibilità a sottoscrivere, così come il testatore muto o sordo, situazioni che devono anche essere rappresentate nel verbale. Infine, un'ultima caratteristica per il testatore che non fosse in grado di leggere, è necessaria non la presenza di due testimoni, ma di quattro testimoni. Questo a maggior garanzia che quanto scritto sia effettivamente quello che il testatore ha detto al notaio. Capite dunque che la presenza di tutte queste formalità è soprattutto per dare certezza delle volontà del testatore e della sua libera disposizione e danno anche al testatore la certezza che alla sua mancanza il testamento verrà pubblicato perché custodito da un pubblico ufficiale, quale il notaio, a differenza del testamento olografo che si può ovviamente perdere, occultarsi, alterarsi, eccetera. È chiaro che la presenza di queste formalità garantiste comporta dei costi, perché mentre l'olografo è assolutamente gratuito, il testamento pubblico è atto
per notaio e quindi ha i costi delle attività notarili. E concludo riprendendo la notazione in apertura. È pur vero che il testamento pubblico è un testamento che dà maggiori garanzie. Al di là dei contenuti, su quelli poi si può discutere, perché il notaio può consigliare il testatore nel caso in cui verificasse che il testatore sta alterando delle quote riservate ai legittimari, ma deve comunque ricevere la volontà del testatore se rimane tale. Quello che dobbiamo dire è che a fronte di una serie di garanzie formali e formaliste che il testamento pubblico dà, la presenza di un testamento successivo, di qualsiasi forma essa sia, purché sia valido, prevale su quello pubblico, appena detto.